One, two, three, four. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up. Buonasera. Allora, abbiamo appena visto il velo e della sposa e l'abecedario. Siamo qui con Claudia Pellegrini. Ok, raccontami un po' questo spettacolo che ha tenuto tutti sospesi. Allora, innanzitutto voglio sapere, ma tu sei siciliana? No. Ok, perché io sono siciliana, lo spettacolo l'ho visto. Ho passato l'esame. Sì, veramente promossa. Che bello, sono molto contenta. Okay. Questo mi fa piacere. Ok. Allora, raccontami un po' la storia di. Cioè, che cosa ho visto io stasera? Allora, stasera hai visto intanto l'opera di un'autrice contemporanea che si chiama Patrizia Caiffa. Che devo dire ha fatto veramente un gran bel lavoro. Lei da una notizia che era venuta fuori ha costruito sopra un'intera storia. E diciamo che la notizia di cronaca è servita soltanto per come spunto per parlare di come la conoscenza e la scrittura, la lettura diano la vera libertà, indipendentemente dalla condizione di vita di una persona. E ancora di più per quello che riguarda la condizione femminile. Questo credo che sia proprio il messaggio della spettacolo. Ok, quindi comunque un lavoro davvero potente, cioè dipanato comunque in maniera molto semplice, comunque tu ti fai insomma veicolo di questo messaggio, no? Quasi a voler diffantare un po' le cose delle. Le cronache, no? Il femminicidio, sì, e cose sì. Devo dire tipo. Che è merito della scrittura, perché per un attore, almeno per come la vedo io, quando il testo è scritto bene, l'attore fa veramente da veicolo e basta, non deve fare niente, perché le parole sono già loro diciamo, la parte importante, già raccontano tutto, l'attore mette così. Ed essere scritto bene, perché è un personaggio molto pieno di sfumature, di sfaccettature, sì. Non è solo buono, solo cattivo, solo ingenuo, solo è pieno di sfaccettature, quindi molto reale, mi piace molto. Assolutamente. E che cosa ti è sembrato, insomma, come ti è sembrato che sia stato accolto lo spettacolo dal pubblico del Fringe? Perché comunque, insomma, qui la gente ha la possibilità di assistere contemporaneamente, cioè ci sono contemporaneamente più palchi occupati, per cui un'alternanza di circa 9 spettacoli all'interno di una sera. E ovviamente, insomma, quest'anno stiamo vedendo parecchi spettacoli comunque impegnati, insomma, sui temi che possono essere la violenza sui bambini piuttosto che sulla crisi, ecco. E per cui è anche un pubblico che è preparato, ecco, a questo genere di temi. Che cosa, come ti è sembrato, insomma? Io ero un po' preoccupata, perché un tema impegnato, diciamo, all'aperto è sempre un po' difficile da veicolare. Ciò nonostante la mia preoccupazione, devo dire che il pubblico è stato molto attento, sì. E sono anche contenta perché ha riso. Perché le tragedie non arrivano mai dicendo sta arrivando una tragedia, sì. Ma arrivano a colpo, per cui uno un minuto prima ha riso e un minuto dopo piange. E il pubblico, devo dire, è stato attento, ha reagito ai vari sentimenti del personaggio. Questa cosa mi ha fatto molto piacere, grazie. Grazie. E quanto ti è entrato di questa storia? Tanto, perché io ti faccio questa domanda proprio per l'aspetto proprio di questo punto di personaggio molto reale che tu effettivamente cogli, per cui credo che sia più facile per un attore sentire un personaggio di questo tipo, un po' meno, che ne so, una cosa alla UNESCO rispetto, ecco, no? In questo senso sì, è più semplice perché è più naturale. E, l'attore porta in scena sempre e solamente se stesso.
porta i suoi sentimenti, eccetera. Quando il personaggio è scritto bene, è facile veicolare il proprio sentimento, sì, e sì, renderlo reale e quindi far vivere il personaggio. E quanto c'è di te in questo personaggio e quanto questo personaggio ha aggiunto a te? C'è tantissimo, c'è il piacere della conoscenza, la curiosità, c'è tanta anche ingenuità nella quale mi riconosco, perché ho delle belle ingenuità, magari non le stesse di Maria Celeste, ma ne sono una persona ingenua, quindi quell'ingenuità l'ho ritrovata. E poi c'è anche la voglia di riscatto, sicuramente, questo sentirsi libera nonostante quello che succede, quindi avere uno spazio di libertà interno molto grande, quello sì. Ok, adesso ti chiedo proprio un'operazione di marketing, cioè se dovessi promuovere il tuo spettacolo facendo leva su dei punti di forza da sponsorizzare, ecco, quali sarebbero? Allora, 15 secondi per dirlo. Aiuto, difficilissima questa cosa. Allora, venite a vedere questo spettacolo perché Maria Celeste assomiglia un po' a tutti noi e ci dà modo di trovare la libertà anche nelle piccole cose e nonostante le difficoltà. Quindi in questo momento lo trovo molto attuale, molto positivo, anche nella tragedia è un personaggio molto positivo. Perfetto. Ti ringrazio, adesso grazie. Ricordiamo quando siamo ancora in replica. Siamo in replica giovedì prossimo alle 11:30 di sera, venite, perché alle 11:30 di sera che andrete a dormire già, no? Avete mangiato tranquillamente, bevuto, venite alle 11:30 giovedì e venerdì alle 8:30 per quelli che vogliono andare a letto. Siamo nel palco? Siamo nel palco B, okay, vicino palco B. Al bar, in fondo alla salita. In fondo alla salita, benissimo. Venite. Grazie tanto. Grazie. Grazie e merda per le prossime repliche. Allora. Mi ricopro tutta, grazie. Get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine.